Oh raga, ma voi siete mai stati a San Giovanni Rotondo? San Giovanni Rotondo è un comune di circa 26.000 abitanti che fa parte del Parco Nazionale del Gargano. Il paese è noto per ospitare le spoglie di Padre Pio, frate cappuccino vissuto in città. Dopo aver parcheggiato, ho notato subito il Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale importantissimo inaugurato dallo stesso Padre Pio nel 1956. Poi ho visitato il santuario di San Pio, dove lui svolgeva le sue messe, e dentro l'edificio è possibile visitare la tomba e la stanza dove ha vissuto il frate. In seguito mi sono diretto verso il nuovo santuario, costruito dal famoso architetto Renzo Piano, ed è proprio qui che è custodito il corpo di Padre Pio. Uscito dalla chiesa, mi sono diretto verso questa lunga scalinata e voglio dire solo una cosa: Rocky Balboa dovrebbe venire a fare questa come allenamento, se è davvero all'altezza. Sono arrivato in cima crepato e solo dopo aver bevuto mi sono reso conto di aver percorso la Via Crucis monumentale. Con ben 152 scalini, fu costruita per volere dei frati cappuccini. Dopo esser sceso, mi sono diretto verso il centro storico, risalente al 1095 sulle rovine di un villaggio del IV secolo. Pensate che a San Giovanni, quando era sotto il regno delle Due Sicilie, venivano stabiliti i prezzi della mercanzia commercializzata nel regno. In seguito ho notato questo muro molto antico. Infatti mi trovavo davanti la chiesa di Sant'Orsola, edificata verso la fine del 500 e considerata la chiesa più antica di San Giovanni, e un signore mi ha detto che su quelle finestre in alto prima c'erano delle tombe. Andando avanti mi sono trovato il vecchio ospedale, famoso per aver ospitato Padre Pio nei primi anni a San Giovanni. Devo dire che visitare il centro storico è stato divertente, e dopo aver visto quelle che sono delle vecchie tracce murarie me ne sono andato a casa. Se ti è piaciuta San Giovanni Rotondo, clicca mi piace, condividi.